L'adesione del Movimento 5 Stelle non è arrivata, vediamo quell'immagine, insomma, molti senatori sono bendati gli occhi, c'è stata una manifestazione di protesta guidata dallo stesso Beppe Grillo davanti al Palazzo del Senato, davanti al Palazzo Madama. Ieri, che cos'è che non mi convince di questa legge, tenendo conto del fatto che voi avevate proposto una proporzionale? Sì, la proposta di una legge proporzionale, quella costruita in rete, fu fatta nel 2014 dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ma la nostra posizione era ed è fino ad oggi quella di andare avanti con quello che c'è oggi, cioè con la legge... Anche se avremmo avuto due leggi diverse per Camera e Senato? Il Parlamento avrebbe potuto in termini temporali brevissimi poter dare quel criterio di omogeneità che poi quello aveva stabilito la Corte Costituzionale, sì, per le leggi elettorali di Camera e Senato. In realtà quello che si sta per partorire fra poche ore il Senato, ai noi, sarà quello che farà, è una legge che, differentemente da quello che ha detto il collega Marcucci, dove no, c'è stata rappresentata la possibilità che l'elettore scelga il proprio rappresentante in Parlamento in base a questo criterio maggioritario sui collegi uninominali, diciamo, in realtà l'inghippo, cioè uno degli inghippi è proprio lì, perché siccome i due terzi delle Camere saranno composti dalla quota proporzionale dei collegi plurinominali, in realtà l'elettore che avrà a disposizione un solo voto, una sola X, e questo è il grande vulnus, questo è il grande problema di questa legge elettorale, dovrà prendersi il pacchetto che i partiti politici e le coalizioni più o meno assortite gli presenteranno in questa scheda elettorale, senza poter scegliere questo o quello. In realtà la possibilità di selezionare il proprio rappresentante politico in Parlamento dei cittadini è pressoché nulla e comunque è molto limitata, perché alcuni voti varranno più di altri. Ora non possiamo entrare nel meccanismo tecnico adesso, né lo posso fare, però io ci tenevo a sottolineare un dato che vedrete sarà ricorrente nelle prossime settimane, non solo oggi. Il senatore Marcucci ha detto una frase che ascolteremo, abbiamo già ascoltato e ascolteremo molte volte: non è la nostra legge elettorale. Questa legge elettorale, attenzione, non avrà nessun padre nominalmente, perché se sentirete un esponente di Forza Italia, della Lega, di tutte le altre forze del panorama politico che in gran parte stanno appoggiando questa legge elettorale, non come frutto di un ragionevole dibattito parlamentare, non frutto di un proficuo, fruttuoso, intelligente confronto sulla legge delle leggi, la legge madre, diciamo così, ma bensì una imposizione. Questo lo si ricava anche delle modalità con cui è stata imposta 8 volte la fiducia nei due passaggi di Camera e Senato. Bene, questa è una legge che non avrà padri, ma i veri padri, i veri genitori di questa legge, secondo il nostro punto di vista, sono i partiti, cioè il genitore unico di questa legge è il sistema partitocratico, devo usare questo termine che sembra ormai desueto, sì, che mira a consolidare e a mantenere il proprio potere utilizzando il ricatto della fiducia anche nei confronti degli stessi parlamentari della maggioranza e delle finte opposizioni per mantenere le cose come stanno. E allora la benda che ieri abbiamo indossato in Piazza Pantheon, che è quella che viene ritratta anche qui in studio, in una foto dell'aula di ieri, dove i miei colleghi e anche il sottoscritto indossavano quella benda, è volta a censurare proprio il fatto che l'elettore sarà cieco, all'elettore non sarà concesso poter distinguere, mediante anche l'utilizzo di liste farlocche. Ci sarà la lista dei precari, la lista degli animalisti, la lista dei pensionati, la lista Forza Roma e Forza Lazio, ora non per toccare altri argomenti, dove si intercetterà un voto che magari non esprimerà dei rappresentanti politici, ma contribuirà, grazie al trucchetto di mettere il nome popolare, il nome di risalto, il trucchetto di raccogliere voti anche da liste che non esistono, che non rappresentano alcuna idea politica. È chiarissimo. Allora, Napolitano si è detto contrariato, qualcuno tira per la giacca il Premier Gentiloni su questa legge, a sinistra non avete portato a casa granché, ammettiamo. Ma guardi, il fatto che questa legge abbia una maggioranza così rilevante, lo vedremo oggi sul voto finale al Senato, lo abbiamo visto alla Camera dove ha avuto il voto più alto nella storia della Repubblica su una legge elettorale, mi sembra un risultato importante. Oggettivamente siamo molto vicino alle elezioni, in genere non si deve fare una legge vicino alle elezioni, però è anche vero che c'era un accordo molto forte nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, e che poi l'atteggiamento
parlamentare del Movimento 5 Stelle ha fatto saltare questo accordo. Io credo che fosse il massimo che si potesse fare. L'Italia aveva bisogno di una legge elettorale. Non sono affatto d'accordo che l'elettore non sceglierà, perché l'elettore avrà una proposta molto chiara, molto diversa da quella del Porcellum. Il Movimento 5 Stelle ha fatto in aula il paragone col Porcellum, dove c'erano delle liste di 30 nomi e l'elettore non era in grado di giudicare. Qua avremo una lista, avremo un candidato nel collegio uninominale e una lista molto breve di 2 o 3 nomi. Quindi l'elettore, finalmente, proprio l'opposto, potrà andare a sindacare la proposta che gli viene fatta dal Movimento 5 Stelle, da Buccarella che sarà candidato, piuttosto che da Marcucci che sarà candidato del Partito Democratico. Una grande differenza che loro negano, e la negano probabilmente per una valutazione, diciamo, soggettiva, specifica di scelta. Dopodiché certamente avremmo preferito che ci fosse l'unanimità, che prevalesse il senso di responsabilità in aula e che non ci fossero le stesse scene che non ci sono. Dopodiché le critiche, in particolare del Presidente Napolitano, ma anche dei colleghi del Movimento 5 Stelle, su una legge così delicata, sono assolutamente ben accetti, comprensibili, un momento difficile per il nostro Paese, e ne prendiamo atto. Abbiamo qualche secondo, poi chiudiamo il momento di riflessione, però voi sostenete proprio che è una legge non costituzionale, cioè chiederete a Mattarella di non firmarla. Assolutamente, ovviamente non lo diciamo noi, che potremmo non averne l'autorizzazione, ma anche gli esperti costituzionalisti che hanno già facilmente identificato i profili di incostituzionalità di questa legge. Il voto non sarà libero e diretto, e il voto non sarà uguale fra gli elettori, perché chi voterà l'aggregazione del candidato vincente nel collegio uninominale vedrà un valore del proprio voto superiore a quello dell'elettore che vota un altro candidato. Avremo voti diversi, avremo la impossibilità, lo ribadisco, di poter scegliere chi mandare in Parlamento, che era il punto di arrivo ideale verso il quale noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di dotarsi di una legge elettorale buona e del Porcellum. Noi chiaramente non rimpiangiamo niente, quindi richiamo che faceva il senatore Marcucci era, insomma, credo veramente improprio, e quindi i profili di incostituzionalità ci sono, saranno rilevati, e rischiamo di entrare in questo loop vizioso dove ci sarà, rischiamo di avere un Parlamento eletto da una legge incostituzionale che sarà dichiarata quando il Parlamento è in carica. Quindi, in virtù del principio della necessità della continuità dello Stato, ci troveremo da capo a navigare nella follia. Torneremo ovviamente a parlare, intanto ringraziamo i senatori Andrea Marcucci e Maurizio Buccarella per essere stati.